Vincenzo Mollaccio è un docente universitario, è un chimico, è un farmaceuta, cioè, beh, ha una serie infinita di cose che vi racconterà. Un giorno, con un suo amico che fa tutt'altro, che è un architetto, vede questi frutti meravigliosi che portano soldi da una vita in Francia, il bergamotto, tutta l'industria francese dei profumi è basata sul bergamotto. Si chiede come mai in Calabria il bergamotto non lasci nulla, se non l'odore brutto quando macera. Iniziano, proprio come diceva Antonella, a fare impresa nel senso di essere imprenditori e non prenditori, c'è una differenza molto grande, sostanziale, mettono i picci loro, quindi investono soldi personali e creano una piccola realtà che nel frattempo è diventata una grandissima realtà. Si chiama Ed, lavora nella nutraceutica, parte dai polifenoli. A base de, cioè, di bergamotto perché ci sono polifenoli di tante altre, eh, di altre risorse naturali ma quelle del bergamotto praticamente avete preso il mercato nazionale e internazionale ce la racconti la storia di Ed e del bergamotto sì grazie intanto eh, un ringraziamento perché la possibilità di illustrare questo tipo di modello sostanzialmente è anche l'opportunità per documentare che eh, al sud c'è la chance seria, se le cose si fanno in un certo modo, di riuscire a conseguire certi risultati. Tonella, prima rappresentava uno spaccato estremamente importante con un vissuto significativo. Il, ehm, il caso specifico è ehm, nell'ambito della volontà di dimostrare che la ricerca che sta alla base, in questo caso, di questa esperienza sono realmente il volano per aumentare la credibilità di prodotti sul mercato e quindi di poterli imporre a livello nazionale e internazionale. Eh, non venendo molto bene in primo piano ho scelto di proiettare qualche diapositiva quindi vi ringrazio per questa licenza. L'idea era di riuscire a trasformare quelle che erano delle informazioni in un campo. La nutraceutica, sarò estremamente breve, sono sei diapositive, ma era necessario farsi accompagnare da qualche cenno che possa essere un takeaway poi per le cose che stiamo dicendo. Eh, la nutraceutica è sostanzialmente riuscire a offrire dei prodotti naturali. Nell'ambito dell'agri-food che siano in condizione di poter essere utilizzati per la salute umana. Ora è notorio: se andiamo nei supermercati, nelle parafarmacie, nelle stesse farmacie, ormai il mercato del cosiddetto naturale è un mercato che copre almeno il 50% del fatturato eh, all'interno di questo tipo di area. E eh, nella maggior parte dei casi, però, non abbiamo nessun controllo di qualità di quello che ci viene dato. Molto spesso il materiale arriva da paesi nei quali noi non abbiamo la possibilità di effettuare un controllo preventivo e quindi. Diciamo che gli aspetti di sviluppo e nuova occupazione, che eh, pure sono insiti all'interno di risorse che abbiamo nei nostri territori, penso alla Sicilia, alla Calabria, ma anche in generale a tutta la parte dell'Italia meridionale, non sono accompagnate da un adeguato livello di credibilità che ne consenta l'approdo eh, sui mercati. Se mi danno. Anzi no, cioè io... Non solo, ci togli, non solo ci togli i primi piani, non vai nemmeno avanti. No, ma sarà rapidissima la cosa. L'idea è stata quella di creare un modello che noi abbiamo denominato From Trees to Bedside, proprio perché va dalla piantagione, dalla plantation, direttamente sino al prodotto finito. In mezzo ci sono gli elementi che danno credibilità a questo sistema, cioè riuscire a identificare le fonti in maniera adeguata e ad avere delle cose per le quali uno scrive fuori la quantità di quello che c'è in termini di principi attivi, l'averlo fatto nell'ambito di una sperimentazione preclinica e solo dopo approdare alla realizzazione di prodotti che vanno all'interno del mercato perché non è assolutamente vero che tutto quello che è naturale obbligatoriamente faccia bene. Nella maggior parte dei casi bisogna avere le giuste cautele. Attraverso questo si è riusciti a creare un modello in cui stavano assieme non solo la eh, creazione di questo tipo di prodotti, ma anche la eh, sostenibilità dal punto di vista ambientale, che all'interno di un sistema circolare porta a poter utilizzare i sottoprodotti delle filiere principali come nel caso del bergamotto e infine a poterli registrare a livello internazionale. Quello che ne è venuto fuori è un network dove stanno assieme circa 80 aziende dove vedete ci sono degli indicatori che vengono ad essere richiesti sui mercati internazionali che riguarda la qualità di quello che si produce in termini di ricerca scientifica, come i prodotti sono rappresentati, che capacità hanno di andare a intercettare delle risorse, non solo eh, parliamo di risorse pubbliche, nella maggior parte dei casi sono risorse private che quindi non vanno ad incidere, diciamo pur essendoci una serie di opportunità non utilizzate all'interno di questo contesto, ma soprattutto quello di andare a rafforzare dei patent, cioè dei brevetti e dei brand i quali hanno la chance attraverso questo modello di imporsi a livello internazionale. Quello che però mi piace è sottolineare che questo tipo di modello è un modello che fa crescere la filiera. Perché aumenta, lo vedete, nell'arco di 14 anni di sforzi significativi il valore del prodotto sul mercato, quindi ricadute importanti per tutti i produttori e per i trasformatori del bergamotto, che ha un aumento consistente in controtendenza del numero di eteri che sono messi a dimora come bergamotto, ma soprattutto c'è un aumento consistente del numero di persone che lavorano. Vorrei sottolineare che questo modello ha portato, ad un incremento di 40 unità nelle unità di ricerca che si occupano solo di Bergamotto. In questo tipo di settore sono tutti giovani ricercatori che sarebbero andati a finire sicuramente fuori, siccome non avevamo delle grandi chance da poter offrire, il tutto lavorando all'interno di una valorizzazione del carattere di filiera, soprattutto di filiera capace di coprire come dicevamo prima, from trees to Bedside. Quindi diciamo questo rappresenta un'esperienza, un modello che eh, abbiamo immaginato così di proporre come eh, sistema attraverso il quale... Ci sono una serie di altre filiere sulle quali non c'è questo livello d'attenzione. Eh, la filiera olivicola, per esempio, eh, noi buttiamo dalla finestra circa 500 milioni di euro l'anno solo ed unicamente con l'acqua di molitura delle olive. All'interno abbiamo prodotti che sono di estremo interesse sul mercato nutraceutico. Penso, e la Sicilia in questo è leader eh, a livello eh, nazionale e internazionale, alla filiera per esempio vitivinicola in cui molti degli scarti sono rappresentati dalle finacce dei semi di uva, sono dei potenti nutraceutici estremamente studiati. Per cui se riuscissimo ad attingere meglio alle risorse e ai sottoprodotti in modo particolare, che derivano da queste filiere, riusciremo a restituire, come stiamo facendo, 4 euro a quintale in più ai produttori per gli scarti che prima erano un inquinante e che oggi invece valorizzati diventano dei prodotti importanti all'interno della filiera. Chiudo col fatto che questi elementi, ai fini della sicurezza alimentare, quindi nella filiera, anche come alimento in ambito veterinario, stanno diventando un fatto estremamente appetibile. È richiesto, questo vuol dire riuscire migliorando la qualità delle carni e dei prodotti lattocaseari a poter dare un contributo significativo. È un modello che probabilmente in termini di sostenibilità di prodotti nel corso dei prossimi anni potrà essere in qualche modo un modello di riferimento soprattutto per il futuro cui noi stiamo guardando in questo modo. Grazie della vostra attenzione e dell'ospitalità. Enzo io ti chiedo però una cosa perché non... Non tutti sono eh, sul pezzo. velocissimamente, in un minuto, come sai fare tu, lo spieghi a cosa serve il bergamotto nella nutraceutica? Bergamotto serve per eh, dire che serve per tante cose sarebbe ridondante, in particolare, però, quello che abbiamo appreso, diciamo, dalla eh, medicina tradizionale e che migliorava, rendeva eh, più eh, si dicevano i vecchi medici della provincia Regina Nino, che il bergamotto chiarifica il sangue. Ecco, questa attività è legata al fatto che essendo 100 volte più ricco delle altre specie che ci sono in circolazione di polifenoli hanno attività antiossidante a base il colesterolo.